Il sogno continua, quello del San Nicolò che sembra avere un conto aperto a questo punto con le squadre a tinte rosso-blu. Dopo il campo basso infatti ad inchinarsi ai biancazzurri di Epifani è una San Benedettese che livida di rabbia termina in 9 uomini e con Nicoletti di Catanzaro scortato dalla polizia fuori dal rettangolo verde al 90°. E dire che i marchigiani partono forte in un primo tempo alla camomilla. L'indecisione della coppia Ambogi-Lupinetti al quinto libera Tozzi-Borsoi, all'ultima uscita in maglia Samb. Lob morbido per la punta, ma che non inquadra la porta. Si diceva dei ritmi, blandi almeno nei primi 45, ravvivati solo dalla sventola da piazzato di Chiacchiarelli che scalda i pugni di Fulop. E chiusura ci prova Napolano, ma Cicca col destro che si vede, non è il suo piede. La ripresa sarà di tutt'altro tenore. Al nono, infatti, la ripartenza di Stivaletta è stoppata dal fallaccio di Fedi. Per Nicoletti è gioco pericoloso, rosso diretto per il difensore della Samb e marchigiani in inferiorità numerica. Palucci arretra Baldinini sulla linea dei difensori, ma l'occasione del blitz è troppo ghiotta per il San Nicolò, che infatti alza il baricentro, Epifani inserisce Moretti e sarà la mossa decisiva. Al 62esimo solo la deviazione di un difensore della Samb fa in modo che la conclusione di Chiacchiarelli non trovi il bersaglio grosso. Stivaletta da corner non trova la porta, issandosi più in alto di tutti, ma è al 72esimo che la qualificazione prende la strada di San Nicolò. La percussione da sinistra è di Valim, il cross è col contagiri, Fulop esce in maniera non perfetta e Moretti con la punta del destro deposita la palla in fondo alla rete. Cammino ancora più in discesa quando, dopo 4 minuti, Borghetti ne è entrato, la combina grossa, spianando la strada proprio a Moretti, l'estremo rosso-blu lo stende, il rosso per il portiere sacrosanto e da in là, più che alla punizione di Chiacchiarelli, alle proteste sempre più veementi del Riviera delle Palme. A farne le spese anche Silvio Paolucci, allontanato al minuto 80. Gli spazi per il San Nicolò però adesso si fanno ampi, Stivaletta non ne approfitta e sarebbe stato un errore sanguinoso se Padovani all'83esimo avesse trovato l'impatto giusto da buona posizione per far male a Lupinetti. Il finale, 7 i minuti di recupero, è ancora più incandescente. Samb che protesta per un presunto mani di Gabrieli al 92esimo su cui Nicoletti sorvola. Il fischietto calabrese invece punisce il fallo proprio su Moretti nel momento in cui la punta si trova in area marchigiana. Chiacchiarelli dal dischetto batte Marani e di fatto chiude con qualche secondo di anticipo. Una gara che dà al San Nicolò e lascia passare per la sfida di domenica contro il Fano, per la Sam invece solo tanto amaro in bocca. A questo punto non c'è due senza tre. Ma noi continuiamo a vivere un sogno, oggi siamo venuti qua e da sottolineare la prestazione di questa squadra che dopo 2 giorni a Campobasso, che ha speso tantissimo, ha fatto un'ennesima grande partita e l'abbiamo preparata solamente in un giorno, perché siamo stati bravi al primo tempo a tenere molto la palla, a farli correre, a farli stancare, e credo che tutto questo ha portato poi al secondo tempo a vincere la partita con grande merito, con grande, l'ho detto domenica, una squadra matura, è maturata, una squadra matura che è venuta qua, ha giocato, ha creato occasioni da gol e ha colpito il momento giusto quando io ho messo Moretti cercando di vincere la partita. Tante proteste qui a San Benedetto per la direzione arbitrale, cosa ti senti di dire? Ma guarda, io penso che l'arbitro è stato bravissimo, perché su 2 episodi dell'espulsione, la prima non credo che sia ultimo uomo, credo che sia fallo cattivo, e seconda espulsione solo contro il portiere credo che sia netta, però al di là di questo io penso che in queste partite non ci dobbiamo appigliare all'arbitraggio. Io penso che San Nicolò è venuto qui, ha giocato sempre palla a terra, ha cercato di fare sempre gioco e ha vinto meritatamente, quindi credo che questa è la cosa più importante. Poi mi dispiace per la San Benedettese, perché vedere uno stadio così, con un pubblico così, c'entra ben poco con questa categoria, mi dispiace, ma sono contento per la mia squadra.